virus fa sempre più paura e con la paura c'è chi ci guadagna, come chi mette in vendita sulla rete farmaci miracolosi. Vedete, molti farmaci contro il Covid non si possono più acquistare dopo che i carabinieri hanno oscurato i siti. Dall'inizio dell'emergenza Covid ad oggi, quanti siti avete oscurato? Siamo arrivati a ben 71. Sono delle vetrine online dove uno può scegliere, devo dire, in maniera abbastanza intuitiva, perché sono fatte apposta per rendersi accattivanti, per facilitare l'utente nella ricerca di quello di cui ha bisogno. Il web è disseminato di siti pericolosi, il più delle volte gestiti da sedi estere rintracciabili, e sempre più persone alla ricerca di un rimedio rassicurante ci cascano. Ma è così facile cadere in queste trappole sul web? Allora, guardi, lei deve mettersi nei panni, secondo me, di chi vive questa fase di Covid-19 col timore di non poter, diciamo, guarire, o perché ha soltanto paura, teme solo di ammalarsi, e quindi dice: ora mi faccio una scorta di un certo medicinale perché ho sentito dire su quel sito che fa bene, compra e se li tiene, diciamo, a casa. I farmaci più richiesti sono quelli antimalarici, clorochina e antivirali, tutti spacciati come rimedi infallibili al virus. Esistono dei farmaci anti-Covid? Assolutamente no. Però sì, molti li vendono. Ma non sono fesserie. Non esiste assolutamente il farmaco anti-Covid. Su internet possiamo vendere tutto ciò che non è un medicinale, ma è un farmaco da banco o un integratore. Questo è il marchio che attesta l'iscrizione del sito online legato a una farmacia, autorizzato alla vendita dei prodotti. Ecco, Ministero della Salute, quindi questo è ufficiale, questo sito ufficiale, può vendere farmaci da banco. Noi siamo iscritti con tutti i nostri dati, perciò la tracciabilità soprattutto di questi prodotti può essere individuata in qualsiasi momento.